Amanti dei telefoni rugged, belli robusti, ho un'anteprima per voi. Fossibot F109. Guardate qua, ha questo secondo display su questa back specchiata con questa zip, ovviamente finta, un orologio posteriore che serve anche da lettura notifiche e riproduzione musicale e registratore, ve lo farò vedere tutto nella recensione. Lui è uno smartphone che ha 50 megapixel di fotocamera, ampia memoria pure espandibile, modulo 5G per usare la vostra SIM al meglio e costa pure poco. E allora, mettetevi comodi, vi racconto questa anteprima. Partiamo con la confezione di vendita di questo Fossibot F109, cosa troviamo? All'interno, oltre allo smartphone che vedremo fra un attimo, un manuale di istruzioni, una spilletta per il vano doppia SIM, un alimentatore USB 18 watt e un cavetto di ricarica. Non abbiamo ovviamente la cover perché questo telefono è corazzato, non prevede alcun tipo di cover aggiuntiva. E voilà, eccola la vera novità di questo Fossibot F109, ovvero un display. Ma subito vi faccio vedere questa figata, questo display secondario che legge le faccine. Non è detto, eh ragazzi, perché molte volte sia su smartwatch che su questo tipo di cinesoni le faccine non vengono visualizzate. In questo modo, vedete, fate uno swipe verso l'alto, vedrete la notifica e ovviamente potrete solo leggerla come se fosse uno smartwatch, non potrete andare a interagire con essa. Non è finita qui perché possiamo vedere anche la percentuale della batteria facendo uno swipe in questo modo qua. Mentre se andiamo verso la sinistra, bussola. Andiamo a vedere la fotocamera e posso ruotarla. Continuiamo a sfogliare timer e registratore, oltre che a riproduzione musicale. Quindi, da telefono completamente sdraiato potrete lanciare la vostra musica preferita. Uno smartphone 5G ragazzi, economico e pure 5G, che arriva non con una cover opaca ma lucida e guardate questa linea che va a simulare una cerniera già vista su altri produttori, ma tocca anche a Fossibot introdurre questo tipo di design. Mi soffermo ancora sul posteriore perché vi faccio vedere le quattro fotocamere ultra LED flash, eh, un microfono secondario per riduzione dei rumori, le camme che contano sono queste due, la principale da 50 megapixel, la macro da 5, queste due definite ausiliarie non sono ben definite, forse sono solamente di contorno. E allora questo è lo smartphone, tutto rinforzato sui bordi, è un rugged, quindi resiste alle immersioni, e ai colpi, altro microfono per ridurre i rumori e parte bassa con unico altoparlante con porta chiusa. Per evitare il contatto con i liquidi, porta di ricarica oltre microfono di ingresso voce. Lato destro bilanciere e accensione, blocco, sblocco e impronta digitale. Da questo lato sinistro troviamo eh, la parte relativa alle due SIM eh, o SIM più espansione, quindi uno slot ibrido e questo tasto ulteriore personalizzabile. Quindi abbiamo ben due tasti, è un IPS LCD, quindi non raggiunge picchi di luminosità elevati, questo è il menu. Eccolo qui, andiamo anche nelle impostazioni del display dove non abbiamo alcun tipo di frequenza di aggiornamento potenziata. Detto questo, gesti o tastini a schermo, ho messo i tasti per semplificare, per andare più veloce nella recensione, 256 GB, ve l'ho detto, espandibili, tra l'altro memoria UFS 2.2 e 8 GB di RAM con memory extension, quindi 8 più 16, che sono tantissimi, che vanno a 24 GB virtuali. La selfie cam qua a goccia è una 16 megapixel che poi il processore non è proprio evolutissimo, comunque è lo stesso dello Samsung eh, A15 5G, è il Megatech 6100 Plus con modulo 5G integrato, insomma niente male per essere un rugged medio-basso di eh, gamma e batteria 10.000 600 mAh, ricarica 18 watt. Quindi per caricarla, tutta ci vuole, è grande, la ricarica non spinge oltre ai 18 watt, quindi un po' di tempo. Dobbiamo dedicarglielo. A livello funzionale, io direi che per chi non ha grandi pretese, ci siamo. Voglio subito farvi vedere il Chrome perché il Corriere nella versione desktop, in pagina con un po' di relax, in pagina abbastanza bene. Ci vuole un po'. Questi siti sono pieni di pubblicità, quindi bisogna anche che il telefono si sforzi di reimpaginare il tutto, ma le notizie, secondo me, si aprono in tempi ragionevoli. Cioè, una volta aperta la notizia, anche il pinch è veloce, la reattività del display è Molto buona è l'attesa, quindi il caricamento e l'esecuzione del, eh, del programma. E allora social a GoGo, go, andiamo su Offerte Smart Italia. Se ancora non lo avete fatto venite a trovarmi perché ci sono un sacco di belle offerte sul mondo tecnologico. Tra l'altro sono usciti nuovi Oppo, quindi dategli un'occhiata magari a Offerte Smart e tastiera. Quindi tastiera che di default non vibra. Quindi mh, bene, hanno già tolto la vibrazione. Sarà un po' zanzarosa, ma su un corpo così massiccio viene comunque ammortizzata e non dà l'idea di una vibrazione eh, fastidiosa. Come vedete, va sempre in landscape. O meglio, quando lo mettete così, potrete usarlo anche come eh, tablet o televisore che dir si voglia, perché il display è anche bello ampio. E passiamo a Instagram Dai, eh, anche lì. Justy Tech. Sul mio profilo ragazzi potete trovare un sacco di belle immagini e anteprime sulla tecnologia. Eccoci qua, quindi questa è l'esecuzione e lo sfogliare dei reel su Instagram. Finisco con la prova fluidità. Andiamo su gioca, punteggi di Antutu e Jigbench, che non sono alti ovviamente, ma paragonateli anche con il vostro smartphone se avete dei dubbi. Questo è il display. Niente male, eh? per essere un HD. Qualche pixelino si vede. Ce ne faremo una ragione. Comunque, la gara, a parte la grafica non esaltante, va bene. Vi faccio vedere anche il multitasking, che è velocissimo. Qualcosa di pazzesco. Il multitasking di questo telefono vi fa vedere 3 GB utilizzati di 8 più 16. Io premo qua e poi tutto viene cancellato. Poi c'è il menu dei toggles, eccetera, eccetera. Qua aggregatore di notizie, roba che avete già visto. Il drawer delle applicazioni, dal basso verso l'alto, ordine alfabetico, nessuna novità da eh, segnalare. Vi parlo di chiamata, una chiamata piacevole, prende bene, però devo dirvi che l'altoparlante è mono, ragazzi, esce dalla parte bassa e basta chiudere un altoparlante in questo modo per azzerare tutta la parte audio, un vero peccato: poi il volume arriva al 100%, non va oltre. Non, ci sono alcuni telefoni che sparano al 200%. E sentite come basta un semplice dito e l'audio, che è qua, viene completamente chiuso. Nel menu delle impostazioni, due aspetti da guardare assolutamente. Il primo, la parte relativa alla Uh, back screen, ovvero la selezione dell'orologio posteriore. Tante watch faces. E oltre che belline già di default, beh, la cosa figa è che si possono creare delle watch faces. Quindi scegliere un colore, scegliere una lancetta, scegliere un tipo di numero attorno e poi andare a impostarlo. Come avete potuto notare, questa face è personalizzata e poi eh, possiamo andare a decidere quali applic applicazioni possono essere lette dal display secondario ve l'ho detto come uno smartwatch l'altra cosa che dovete vedere è questa la custom key il menu non è tradotto perfettamente è questo pulsantino sulla sinistra che ci permette la selezione su un tocco due tocchi oppure tengo premuto potete utilizzare eh, applicazioni o eh, comandi rapidi o quick actions o aprire un'applicazione, in questo caso se io eh, faccio un clic sul pulsante, apro comodamente la mia calcolatrice, tengo premuto, apro Facebook, molto comodo secondo me avere uno strumento del genere. Doppio clic, apro le. Fotografie, capitolo eh, batteria, dura tantissimo, sono al secondo giorno di utilizzo, sono le due quasi del pomeriggio, ho ancora il 60%, vi faccio vedere una giornata stress, eccola qua, chiusa all'11.30, ma ne ho date giù con i dati attivi 72%, lui è tranquillamente un telefono che vi fa tre giorni, eh, se non tre comunque sono quelle nove ore di display attivo. Ha Anche un ledino qua, qui sulla, sulla parte destra, ha un ledino RGB. Andiamo al capitolo finale: multimedialità, 50 megapixel più 5 macro. Dove si trova la macro? Si trova qua, dove possiamo selezionare anche il bokeh, la notte pro e scansione di codici. E poi per il resto: 50 megapixel, video 1080p, 30 frames per secondo, la monocromatica. Quindi tutto in bianco e nero. E modalità bellezza, oltre che a questi 50 megapixel puri che consentono comunque fino a 4x di zoom, eh, anche qui vedete lo zoom a questa barra non bellissima da vedere, ma fino a 4x. E si parte dai in ambienti scuri, buio totale, grande difficoltà. Buio molto illuminato si può salvare. Eh, mentre con la cam di giorno gli scatti non esaltano mai, non mi sono piaciuti particolarmente, comunque si ha un rugged economico, quindi grandi scatti non li farà mai, eh, accettabili, dai per rivederle sullo smartphone con buona luce e poi selfie eh, che con buona luce vengono bene, quando cala il sole eh, cominciano a essere troppo pastellosi. E allora, cari appassionati, fine del video. Quanto costa il Fossibot F109? Lui è in promozione perché c'è il lancio dello smartphone sul mercato. Per una settimana, 10 giorni sarà in offerta a 150 euro circa. Vi metterò il link per acquistarlo. Magari ci sarà anche un codice sconto ulteriore, quindi state in campana perché se lo portate a casa è intorno ai 140-145 euro. Io direi che ci può stare, vuoi il modulo 5G, vuoi il design che è carino, il funzionamento generale è buono, non spinge, non va diciamo oltre il medio di gamma da 150 euro, ma c'è sempre quel ma, è robusto, ha... Una parte posteriore interattiva e gli amanti del rugged sicuramente verranno attratti da questo nuovo design. Bene, fatemi sapere quello che ne pensate a questo punto. Like e commentate, iscrizione al canale e Offerte Smart Italia per tutto ciò che riguarda gli acquisti. Online su Amazon e su eBay, dategli un'occhiata, trovate offerte smart sia su Telegram sia su Facebook, ma tanto basterà guardare qua sotto. Quindi non dovrete nemmeno impegnarvi più di tanto. Ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!